grazie per essere intervenuti anche a questa nuova presentazione che riprende in qualche modo il ciclo di presentazioni della Fondazione Galleria Civica. E abbiamo il piacere di riprendere questa fine estate con una presentazione di un progetto tra i più importanti che la Galleria Civica ha seguito quest'anno e che fa parte di un progetto a cui la Galleria Civica tiene molto, perché in qualche modo interpreta una nuova filosofia sia istituzionale che di programmazione, che è quella di Opera Civica, TN. Un progetto che, come ormai sapete, è un progetto che la Fondazione ha presentato a marzo di quest'anno, un progetto che vede la collaborazione tra la Fondazione Galleria Civica e la Provincia Autonoma di Trento, Politica Giovanile e il Ministero della Gioventù. Credo che saggiamente, anche prima che si iniziassero a fare discorsi, anche oggi leggendo sui giornali, sulla necessità di bilanciare la tutela dei conti pubblici con l'investimento in ricerca come unica soluzione per affrontare la crisi in una chiave non soltanto di arginare il problema ma anche di aprire le porte a possibili soluzioni della crisi, sia la Fondazione che la Provincia Autonoma hanno deciso di puntare già da mesi or sono, prima che questo dibattito diventasse parte della nostra cronaca quotidiana, sulla creatività e sui giovani. Sono particolarmente felice che questo progetto stia prendendo corpo anche grazie alle decine e decine di mail che riceviamo con proposte di nuovi progetti. Anche oggi sono arrivati due nuovi artisti a presentare la loro candidatura, quindi il loro progetto, per Opera Civica TN. La cosa che personalmente mi auguro è che questo progetto possa, proprio per le premesse positive che aveva marzo e proprio per il grande entusiasmo che sta generando nel pubblico e nei giovani creativi trentini, possa appunto diventare il piccolo, ma tra tanti piccoli contributi effettivamente se ne fa uno grande, il piccolo contributo della Fondazione a far sperare, a far guardare in avanti questo territorio, proprio a partire dai giovani e proprio a partire dalla creatività. In una regione, come ha detto tra l'altro il Presidente della Provincia, Lorenzo Dell'Ai, che è una regione europea della conoscenza, credo che questa sia una scelta particolarmente giusta, particolarmente maturata per questo territorio. Ringrazio l'assessore provinciale Franco Panizza, che è qui stasera con noi, e perché è veramente a partire dalla cultura e a partire dai giovani, a partire dalla ricerca, a partire da questo distretto culturale della conoscenza, della bellezza, della cultura, che probabilmente una delle chiavi forti e possibili di risposta a questa nostra situazione la possiamo trovare. E sono quindi felice che il progetto Opera Civica, nato appunto a marzo, abbia questa sera la possibilità di presentare uno strumento, come dire, veramente importante e veramente prestigioso, legato ad un artista che tutti voi conoscete, ma che probabilmente grazie ad uno strumento come questo potrete conoscere anche meglio. L'artista è ovviamente Stefano Cago, che ringrazio, che è qui accanto a me, e il progetto che presentiamo questa sera, vi invito a rimanere fino alla fine, c'è una piccola sorpresa, che presentiamo questa sera si intitola Stefano Cago, il Public Opinion. Ora, quando abbiamo, per introdurvi a che cosa stiamo presentando, questa piccola premessa credo sia abbastanza utile, quando abbiamo pensato di proporre questo progetto alla Provincia Autonoma e poi di estenderlo immediatamente quindi alla discussione serratissima, quotidiana con gli artisti, abbiamo cercato di capire che cosa gli artisti potevano fare per parlare di questo territorio verso altri territori, di parlare di questo territorio che ha delle caratteristiche storiche e culturali anche nella sua identità contemporanea precipue e particolari, e che cosa questo territorio poteva fare per loro. Che cosa quindi, attraverso la mediazione di un'istituzione che si mette in ascolto del territorio e in ascolto dei suoi artisti, la Fondazione poteva fare di veramente importante per gli artisti contemporanei. Una delle due risposte che è arrivata dagli artisti cosiddetti mid-career, cioè dagli artisti che già hanno lavorato su un fronte
territoriale, quindi locale, ma anche nazionale, internazionale, una delle risposte che ci è arrivata è l'importanza di avere per l'affermazione della propria ricerca artistica e per l'affermazione della propria ricerca artistica radicata in un particolare territorio uno strumento come questo. Questo strumento è uno strumento per chi fa l'artista, per chi fa l'artista in qualsiasi territorio, uno strumento fondamentale. È il catalogo, come si dice, di metà carriera, quello che moltissimi artisti affermati come Stefano o anche addirittura più affermati di Stefano non hanno. Un catalogo che cioè fa il punto sulla situazione della loro ricerca arrivati a 15, 10, 15, 20 anni del loro percorso creativo. Un catalogo che non è, e Stefano ne ha veramente molti, un catalogo personale legato ad uno specifico progetto, ma è un catalogo che vede l'affermazione della pratica, l'evoluzione della pratica dell'artista negli anni in cui questa pratica si è articolata, e la possibilità di vedere attraverso questo catalogo non soltanto affermarsi e definirsi la pratica di Stefano Kagul, ma in quanto Stefano, nonostante la levatura internazionale della sua ricerca, che ne faremo sicuramente più di un accenno, è un artista che continua a vivere su questo territorio e a raccontare questo territorio, ci dà la possibilità attraverso questo catalogo, ed era esattamente l'obiettivo che volevamo raggiungere, di avere un ritratto in tempo reale, nel suo sviluppo negli ultimi 10 anni, nel suo cambiamento negli ultimi 10 anni, di questo territorio. Partiamo quindi da un artista che affronta, e un saggio all'interno del catalogo lo dice molto bene, quello di Michele Robecchi, tra i primissimi la video arte, la fotografia concettuale, la ricerca sul linguaggio, cioè tutte pratiche che 10-15 anni fa in Trentino erano in qualche modo un territorio pionieristico, e ringrazio Michele perché Michele Robecchi, perché il suo saggio è un saggio che in qualche modo restituisce anche il ritratto di che cosa voleva dire essere artista 15 anni fa in una regione che potevamo considerare periferica, che non era all'interno della discussione dei grandi centri metropolitani, e quindi ci offre un ritratto in qualche modo della necessità di radicarsi sul territorio e nello stesso tempo di guardare oltre il territorio per affermarsi, ed è esattamente quello che Stefano ha iniziato a fare allora e ha continuato a fare fino ad oggi, che essendo diciamo uno ma anche un altro rispetto alla sua identità. E quella carriera che inizia quindi iniziando qua, ma andando anche a Milano all'Accademia di Brera e poi andando a Toronto in Canada a sperimentare la videoarte e tornando con un piccolo bagaglio di intuizioni che quando torna sul territorio è assolutamente unico, e inizia a produrre opere che in qualche modo lo differenziano dalla scena culturale di quel momento, che anche nel panorama italiano lo pongono come uno degli artisti che ha più colto l'importanza di occuparsi di quel tema che adesso ci appare evidente, ma che non era evidente assolutamente con questa nettezza, con questa precisione in quel momento, cioè l'influenza dei media sulla nostra cultura contemporanea, il fatto che in qualche modo viviamo in una società della comunicazione continua e viviamo anche in una società della continua comunicazione della paura. Una delle grandi intuizioni di Stefano è di aver lavorato sulla paura indotta dai media. Un suo progetto famoso, qui faccio un salto un po' in avanti negli anni, è quello sul fenomeno in qualche modo più masmediologico che medico dell'influenza aviaria, ma ci sono analoghe continue nella cronaca, esempi di ciò che la comunicazione in qualche modo crea, induce nel creare una specie di psicopatologia, diciamo così, del vivere contemporaneo. E affrontando quello che un filosofo Paul Virilio ha scritto poi, ed è diventato uno dei, come dire, testi fondamentali per capire i nostri anni, ha poi scritto sulla società del disastro, della comunicazione del disastro, sulla paura continua. Noi oggi viviamo, per esempio, nella paura di un crack economico, e ogni volta che apriamo il giornale in questi giorni qualche cosa di diverso potrebbe essere successo, e la paura viene in qualche modo rinfocolata nello stesso modo in cui si poteva forse rinfocolare la paura sulle grandi epidemie, sulle grandi pandemie nel Medioevo. Forse tutto sommato non è molto cambiato il modo in cui la paura si comunica, ma se ricordate qualche anno fa appunto il fenomeno dell'influenza aviaria, se ricordate abbiamo appena celebrato l'11 settembre, il decennale dell'11 settembre, la grande paura del terrorismo. Io tra l'altro anche per altri progetti ho la fortuna di visitare quei paesi e devo dire che
Quando ritorno a casa, penso per esempio ad un artista come Stefano, vedo che le cose che ho trovato in giro ci sono nella sua arte, ci sono questi continui tentativi di riflettere su come la nostra società vive se stessa attraverso un continuo differire, un confronto profondo con la propria identità e le proprie paure, cercando di scoprirsi più leggendo i giornali che guardandosi un po' all'interno, guardandosi un po' dietro, guardando nella comunità in cui viviamo. Una delle caratteristiche, e l'ho detto io nel libro, più interessanti del lavoro di Stefano è quell'equilibrio continuo, che peraltro riguarda tutti noi singolarmente, tra la grande dimensione della società globalizzata e l'importanza di riferirsi ad una comunità invece, che è una comunità indubbiamente fatta di persone, fatta di paesaggi conosciuti, fatta di amicizie, fatta di relazioni, fatti di quei luoghi contro la paura, che in qualche modo esorcizzano la paura di vivere in una società globalizzata in cui le decisioni sembrano essere sempre prese sopra la nostra testa. Quindi un artista che si muove in modo consapevole, una società fatta molto più di messaggi che di contenuti e fatta in questa scissione continua che veramente attanaglia un po' le nostre coscienze contemporanee tra il piccolo e il grande, tra la comunità e la società del globale, la società dell'universale. Allora il fatto di aver avuto la possibilità in qualche modo di riflettere, grazie al lancio di Opera Civica, sulla possibilità di fare qualcosa di veramente civico, e credo che se ci chiamiamo civica qualcosa di civico eravamo chiamati a farlo, riflettendo appunto alla possibilità di lavorare con Stefano e appunto chiedendo agli artisti che cosa esattamente serve, ecco, il risultato di qualche cosa che fosse un'opera civica, cioè che servisse a un artista del territorio ma anche ad un territorio per leggere la propria storia contemporanea, per capirsi un po' meglio, era appunto questo strumento. E questo strumento, che è il secondo che realizziamo dedicato agli artisti Vicari e Trentini, il primo è stato dedicato ad Anna Scalfi e Genter, che forse è qui, forse no, forse arriverà. Ecco, questo strumento è stato uno strumento importante di affermazione per Anna ed è uno strumento importante di affermazione per Stefano. Nel caso di Stefano è stato presentato in anteprima alla Biennale di Venezia, l'artista ha partecipato alla Biennale di Venezia di quest'anno ed è attualmente in corso, non avremo la possibilità di averne una piccola visita virtuale, con il progetto Concilio, un progetto credo anche molto bello fin dal titolo, perché anche in una grande arena internazionale come la Biennale di Venezia c'era una riflessione sulla storia, sulla cultura, sulle modalità contemporanee di ripensarlo e presentarlo di questo territorio, e insieme a Concilio, alla Chiesa di San Gallo a Venezia, fino alla fine di novembre, fino al 27 di novembre, quindi fino alla fine della Biennale di Venezia, è anche presente a Venezia questo strumento, che come vi dicevo era assolutamente fondamentale per fare un po' il punto sulla complessità della ricerca dell'artista. Non per conoscerlo attraverso singole camere, ma per visitare la sua casa, diciamo così, tutta insieme. Un'ultima parola di presentazione, poi mi piacerebbe scorrere il libro insieme a voi e partire dalle ultime immagini di questo libro, che a ritroso scorre la vita e la carriera di Stefano Cagoli, quindi partendo appunto da Venezia. Direi abbastanza doveroso spiegare che cos'è questo titolo che Stefano ha scelto. Ha scelto un titolo che è in realtà la vera materia con cui se Stefano fosse un pittore sarebbero fatti i suoi quadri, i veri colori, gli acquerelli, le tempere con cui Stefano Cagoli lavora è la pubblica opinione, ovvero quell'insieme, diciamo così, di idee e di... l'ho scritto forse anche senza che io me lo debba ricordare, l'ho scritto credo... Ecco, il titolo di questo libro ne riflette l'approccio e il senso. Che cos'è la pubblica opinione? Cioè cos'è quello con cui lavora Stefano Cagoli? Quell'oscillare continuo di pareri, idee, ideologie, concetti, modelli, pensieri, percezioni, cognizioni, conoscenze, convinzioni, nozioni, giudizi, impressioni, espressioni, dichiarazioni, manifestazioni, comunicazioni, affermazioni, asserzioni, riflessioni, interventi, informazioni, notizie, annunci, visioni, voci, documenti, immagini e parole, ma ci potrebbe restare qualsiasi altra cosa, ovviamente l'avete capito, in cui e attraverso di cui la società e la cultura contemporanea si estrinsecano, si esplicitano, si chiariscono, si decantano e a volte anche si confondono. E ci confondono. Cioè quella
episteme contemporanee, quel modo di parlare, di dire che una cosa è vera e nello stesso tempo magari su un'altra testata giornalistica oppure su un blog eccetera invece viene presentata come falsa. Cioè, dove sta la verità oggi? Dove sta la mia identità oggi? La mia identità è in qualche modo sempre mediata, e la mia realtà è sempre mediata da quello che ne dice e quello che ne giudica la pubblica opinione. Tutto sommato è una materia incandescente, interessantissima, e ancora una volta sono felice che in una scena artistica che da molti dei miei colleghi può ancora essere considerata una scena artistica lontana dai grandi centri, Milano, Bologna, Roma, eccetera, forse perché questo territorio in questi anni è cambiato grazie alla sua economia, grazie al suo sistema e alla sua rete di educazione, quindi l'università. Saluto Roberto Pinto dall'Università di Trento, che è membro del nostro comitato scientifico. Ciao Roberto. Perché c'è una fondazione Bruno Kessler, perché c'è una Microsoft, perché ci sono una fondazione Museo Storico, perché c'è un festival dell'economia, perché ci sono i festival di musica e teatro, perché c'è la Civica. È una regione che non ha da invidiare a nessuno se vuole dire attraverso i suoi artisti qualcosa su un contemporaneo complesso, un contemporaneo in cui l'arte non si limita ad essere esercizio estetico ma atto di comprensione della nostra società. E per cui quindi bello che tutta questa ricchezza che evidentemente il territorio dato a Stefano, attraverso, come dire, l'entusiasmo di questo artista e l'entusiasmo istituzionale della Civica, possa essere restituito a voi, possa essere restituito a chi frequenta questo territorio, a chi si interessa d'arte. Perché, lo ripeto, qui da queste pagine viene fuori un grandissimo entusiasmo dell'essere artista oggi e dell'essere artista oggi in questo territorio. Per Dio. Ci sono tantissime immagini che vedrete che ci parlano dei nostri confini reali o supposti, a partire da un'immagine che è stata tra l'altro l'origine per esserci incontrati per la prima volta con Stefano qui un anno fa, che è l'immagine vincitrice del premio Terna, la ricorderete, questa fascia, questo fascio di luce che percorre dall'alto della città di Trento e va verso Bolzano, va a indicare un confine che non c'è in qualche modo, un confine che ci porta verso nord, una necessità di attraversare tutti i confini, che è poi anche l'opera che in qualche modo insieme alle altre sta a cuore insieme a tante altre di questo catalogo. Ecco quello che dico, un ritratto del territorio, un ritratto del territorio nella sua complessità, un ritratto intorno alle sue ambizioni, un ritratto del territorio nelle sue tradizioni e ovviamente anche un ritratto di Stefano. Quindi grazie a Stefano e grazie agli autori di questo catalogo. Sono tre autori che, anche data la caratura, avrete poi occasione di leggere questi saggi, data la caratura internazionale, documentano il fatto che insomma Stefano da qui è partito per andare a scoprire, un po' come Marco Polo, ritornare territori veramente incogniti. Abbiamo tre saggi veramente molto importanti, veramente molto belli, di Michele Robecchi, quindi la casa editrice Feijer, una delle case editrici più importanti in Europa, anche lui un altro italiano che ha fatto fortuna all'estero e che si ricorda però bene di parlare dell'Italia e della scena italiana quando viene invitato a farlo, Yara Bubnova, curatrice di biennali e anche di un'edizione all'inizio della storia di Mandelstam, di Mandelstam, ricordo più esattamente la città, Francoforte, Francoforte, una delle più importanti curatrici europee che tra l'altro, e avremo occasione poi di parlarne anche con Stefano, è anche l'autrice di un testo nel catalogo di Netko Solakov che presenteremo il 7 di ottobre, quindi l'unione, come dire, tra internazionale e trentino si conferma anche attraverso questa coincidenza, e quando Yara presenterà il catalogo di Netko avrà anche qualcosa da dire su questo catalogo in cui ha scritto e quindi su Stefano Capo. Ed infine devo ringraziare Gregory Hansen, che è il direttore della Kunsthalle di Düsseldorf, quindi un curatore tedesco, una importantissima istituzione tedesca, aveva già collaborato con Stefano a Innsbruck, alla Kunstrand. No? Zekrajan. Zekrajan. Vabbè, boh. Allo ZKM che è a Karlsruhe, quindi ancora in Germania. E quindi un'altra figura di curatore europeo, internazionale, nel mondo tedesco, con cui Stefano ha lavorato molto. Quindi tre, lo vedremo poi guardando il catalogo, tre letture diverse del lavoro con posizioni critiche molto alte, con contributors insomma molto importanti. Poi c'è il sottoscritto che ha banalmente presentato che cos'è opera civica, che cosa significa, sono più o meno le parole che vi ho detto, che cosa significa fare un'opera
civica, e poi ci sono le immagini dei nostri musei, della Fondazione Galleria Civica, del Mart, della Val di Non, dove lo Stefano vive. Ci sono immagini mischiate poi di Taranto, di Berlino, di New York, di Merano, di Bolzano, di Bruxelles. Insomma, c'è un viaggio che in qualche modo ci dice di questo pendolarismo tra internazionale e locale, in cui dobbiamo vivere in qualche modo. Quindi la cosa interessante di Stefano è che rispetto a certe artisti che vanno fuori, lui capisce e articola nel suo discorso l'importanza inevitabile di un pendolarismo tra livelli diversi. Questo catalogo restituisce molto bene tutto questo, e lo fa anche per spiegarvi questa copertina su cui abbiamo molto parlato con Stefano. Lo fa sullo sfondo di un giornale, cioè là dove ogni giorno negoziamo la nostra identità con la pubblica opinione, quindi in qualche modo è quel luogo in cui ritroviamo noi stessi per poi tornare a casa e ritrovarci di nuovo quando invece ci distanziamo da quello che pensano di noi, quello che dicono di noi, quando ci ritroviamo tu per tu con noi stessi. Quindi un bellissimo continuo oscillare tra livelli diversi, pubblico e privato, esterno, interno, nazionale, internazionale, il mondo più grande, il livello più locale e più intimo, che è anche stata poi una delle riflessioni legate a quella del confine fisico, mentale, simbolico, che ha portato Stefano a declinare l'opera Concilio. Quindi che cos'è oggi un concilio per un artista che va appunto a articolare questa riflessione a Venezia, e che è la prima delle opere che ci viene presentata insieme a quell'opera che tutte voi probabilmente avete visto anche più di una volta al giorno, perché è in questo momento il paesaggio artistico della rotonda di Trento Sud, ovvero Tridentum, questo simbolo contemporaneo di questo nome così antico. Queste sono le prime due opere che aprono il catalogo, e inviterei magari Stefano appunto adesso a presentarci qualche cosa anche dal vivo che ci parla di questa ultima opera, che appunto è Concilio. Sfoglieremo una selezione di un tutto il libro, ma lo sfoglieremo insieme, lo guarderemo, possiamo raccontare un po' insieme le cose. Adesso buio in sala, quindi non camminate gli uni sugli altri. Sì, tu. Allora, quindi adesso le voci le arriveranno dal sì, tipo film. Ma io mi siedo per terra. Valentina, ti ho visto, siediti per terra. Okay. Ok. La copertina è proprio, diciamo che è il manifesto quasi del lavoro. È arrivato 5 anni fa con questo progetto itinerante. Il progetto itinerante che partiva da Trento e arrivava a Berlino, e trasportando in qualche modo un virus che, parallelamente all'influenza aviaria che andava a spargere terrore in Europa, in quel momento veramente c'era un vero terrore, e non si mangiava più pollo, c'era veramente un panico. Quindi io, partendo da questo furgone quasi sanitario, cioè tutto sembrava fuori di un'opera d'arte, ho scritto influenza aviaria sui fianchi, in tedesco, in inglese lo vediamo okay. Questo fogliettino in Berlino, questa qui è la prima pagina della Berliner Zeitung il giorno dopo del mio arrivo a Berlino. C'è questi strani casi di come qui non si sa bene se è stata la mia influenza, cioè il mio arrivo a Berlino con il furgone aviario, ha scatenato forse un meccanismo di reazione, che quindi è stato trovato un volatile, è stato ritenuto morto di fughe di gripe, cioè influenza aviaria. Era il primo caso, cioè, quindi il primo caso a Berlino avvenuto il giorno dopo della performance, diciamo. Allora, quindi adesso molti hanno pensato, sono stato io o no? O è un caso? Non è che sono stato io, cioè scatenare la gente vedendo questo futuro, lo scritto influenza aviaria, certo, perché ha scatenato un'attenzione superiore, forse. Uccellini morti ce ne sono sempre. Certo. No, una delle cose che c'è nei progetti di Stefano che ritorna in questo catalogo, che tra l'altro ha per ogni opera una scheda di illustrazione specifica,
di quell'opera è effettivamente anche il modo in cui noi possiamo non solo subire, ma influenzare la pubblica opinione, cioè là dove il nostro intervento di cittadini, di artisti, di politici, di imprenditori, di direttori di museo può in qualche modo influenzare attivamente. Perché l'opinione non esiste, cioè è una cosa indotta. Esatto. Indotta dai media, indotta da messaggi, da... Noi siamo convinti di avere delle idee anche dal nostro, ma, quindi messaggio, certo, noi ognuno, siamo... ognuno questa interazione fra gli individui e soprattutto e soprattutto i poteri forti, diciamo, possono indurre la gente inizia a credere una cosa nell'altra, e quindi è difficile avere una propria opinione, diciamo, parte da pubblico. Non l'ho detto, Stefano, mi scuserai, però è molto interattiva questa presentazione, che la pubblica opinione ha preso anche nel catalogo la forma, forse è anche il momento, se no poi me ne dimentico, di una multi-intervista tra Stefano e una serie di persone che sono curatori, artisti, e in qualche modo questa idea della pubblica opinione, cioè che cosa pensi, è diventata effettivamente anche una domanda che Stefano ha posto a se stesso. E devo ringraziare, oltre agli autori dei tre saggi principali che in qualche modo hanno costruito un saggio tradizionale, anche chi ha voluto lavorare proprio sulla materia con cui lavora Stefano, e sono veramente molti, li ringrazio velocemente perché hanno fatto una specie di multisaggio proprio molto ondivago, molto fluido, che ha una specie di viaggio intorno al mondo, intorno ai problemi del nostro mondo contemporaneo, che sono appunto, ed è una lista bellissima, Alfredo Cramerotti, Lua Cuzzo, aiutami perché il nome è lunghissimo, Cuzzo Nicova, Raul Zanubio, Shane Brennan, Cari Conte, Nicola Trezzi, Andrea Sveitin, Francesco Bernardelli, Camilla Biblesca, Vai Blor, Sefile Bonitoliva, Blanca della Torre, Esther Lu, Trevor Smith, Cis Biernix, June Hub, Stefan Wittner, David Hellier, Giacinto Di Pietrantonio, Pierluigi Tazzi, Michela Giovannotti, Bruce Elder. Quindi è un vero e proprio giro intorno al mondo, abbiamo sentito anche dei nomi difficili. Che poi sono tutte quelle persone che ho incontrato anche, diciamo, durante gli anni. Certo. E sono messe anche in modo cronologico rispetto a quando le ho incontrate in giro per i vari progetti. A proposito, ecco. Ok, allora, questa è la... C'è ecco, la vedete, questo lì si poteva fare a meno di leggere, ecco, c'è. Qui c'è una cartina del mondo un po'. Questo qui è un po' una versione, potrebbe essere un Boetti un po' strano. Il senso qual è l'equilibrio? Era l'equilibrio nucleare negli anni, fino agli anni 80, tra le superpotenze atomiche, quindi l'equilibrio del terrore. Dice per questo vivere nella, sotto le minacce. Boetti, magari aggiungiamo, è questo autore famoso perché prima dell'immagine, un possibile omaggio tuo o citazione di questa opera famosa, sono queste mappe in cui gli stati hanno un loro confine con la bandiera interna, ma siccome gli stati cambiano, quello che apparentemente è un mondo, quindi una forma unica, cambiava ogni volta che gli stati cambiavano. Immaginate per esempio come sono cambiate le mappe di Boetti quando nell'89 cade il muro di Berlino, ma in realtà il mondo sta a guardare un po' questo giro tondo di bandiere perché rimane all'interno dei suoi confini sempre lo stesso. Ok. Questa la conosce? Questo è Tridento, e qui è, questa è un'opera molto, la sento molto perché oltre a quello io abitavo, è proprio legato al fatto del territorio, oltre al fatto di una ricerca anche estetica in relazione rispetto alle montagne che circondano Trento, ma si parte dal nome romano, vabbè, Tridento, che sono i tre denti che hanno identificato la località dove è cresciuta Trento. Io ho abitato per molti anni su uno dei tre colli. Qui si può dire tanto. Una delle cose che colpisce di più, è molto bella questa immagine, è l'incontro tra la stessa cosa in due forme completamente opposte. Quindi abbiamo le nostre montagne e di fronte a questa specie di sintesi dell'era digitale, dell'era dei flussi veloci di informazione, che sono queste montagne come possono essere fatte dal rendering di un artista o di un architetto, quindi in qualche modo la stessa cosa immersa nel flusso del tempo. E anche questa cosa sono tre piani di forma complessa,
totale 32 lati, che quindi girandoli attorno si crea una continua relazione tra le tre forme e bisogna dire veramente centinaia di punti di vista. Sono veramente studiate per dover girare attorno a questo. Ecco, effettivamente il nome che è stato dato di piramide è un po' proprio perché si tratta piramide complessa, di una piramide complessa, cioè che ha un qualche modo in questa sua sfaccettatura ricorda effettivamente la geografia di una montagna, perché ha avvallamenti, punti di vista diversi, quindi effettivamente è una sintesi sensibile di questo tridente. Qui siamo a Evoke, Provoke the Border, quindi questo insomma, è una serie di video che ho realizzato alla fine dell'anno scorso e oltre il circolo polare artico. È nato tramite un invito, una residenza in questo luogo così lontano e veramente ai confini. E mi interessava molto perché in fondo, anche lì c'è sempre stato un confine molto molto caldo tra Russia e Norvegia. E questo essere al confine del mondo, ma anche vicino al confine politico così importante, che è stato scelto di grandi battaglie, anche nella seconda guerra mondiale tra nazisti, norvegesi. L'acqua pesante. Per una questione di risorse naturali, questi luoghi sono così lontani ma così ricchi, no? Quindi ancora rimane questo conflitto. Abbiamo un frammento del performance che tu hai. Sì, poi adesso quando abbiamo finito il libro guardiamo un pezzettino. Quindi ritorniamo poi a questo progetto proprio vedendolo all'interno qui, della qui in solitudine e cerchiamo luoghi alla fine diciamo del mondo, alla fine di questi fiordi, e dove tentavo con diversi mezzi, fuoco, luce, flare dei segnali di soccorso, tentavo in un certo modo di comunicare, ma diciamo che non c'era risposta. Ecco, questo è un altro, dovremmo dire, lavoro sul messaggio, comunque, cioè su questa comunicazione. Sì, che poi spesso ho usato anche segnali Morse in altre situazioni. Questo comunicare anche con un codice che ormai la persona comune sente semplicemente un bip, ma all'interno viene c'è un messaggio. Ecco, anche se volete quando io l'ho visto a Venezia immerso in questa chiesa, è quasi anche una rivendicazione, una specie di grido di presenza del singolo, come dire, quasi spirituale in un certo senso, cioè l'affermazione di un'identità in un ambiente ostile, un senso di solitudine, un senso di confine che in qualche modo questo richiamo, questa luce, questo tentativo quasi disperato, non so a quanti gradi sotto zero fosse, 25, effettivamente rivendica la presenza del singolo, l'umanità del singolo di fronte a tutta una serie di situazioni sicuramente impervie. Proprio a livello di uno dei vari livelli, anche questo fatto che in quel luogo il primo confine è il tuo corpo. Certo. Perché al di là la vita diventa quasi diciamo, il limite della sopravvivenza. Se poi, come dire, il Concilio di Trento fu una specie di grande statement sulla interpretazione, sulla padronanza dell'anima, se vuoi, no? Effettivamente l'aver intitolato Concilio, un progetto in cui c'è un grido d'allarme da parte del singolo, effettivamente ci riporta, se non alla storia del Concilio di Trento, a quello che potrebbe essere il significato eterno spirituale, cioè questa parola concilio, quindi in qualche modo quella conciliazione tra elementi opposti in cui oscilla, come dicevamo, la tua è molto metaforico. Certo. Qua, saltino, qui sono pochi mesi prima a New York, dove all'ASP dove ho avuto questa permanenza di 6 mesi in questo studio per poter lavorare, questo sempre tramite il premio Terna che mi ha premiato in questo modo, dandomi questa residenza di 6 mesi. E lì ho riproposto un video che ha una storia abbastanza lunga, perché ho iniziato a fare questa doppia bandiera diciamo nel 2001 e
fino a più edizioni, fino a che l'ultima, che è intitolato There is no flag large enough, dove negli anni ha sempre cambiato, anche cambiato di significato, perché la bandiera americana è sempre comunque un simbolo molto forte, e però con anche cambi di precedenza, cambi di guerre, cambi di... diciamo a un certo punto l'ho chiamato l'ICE quando l'ho presentato a Londra nel 2005. Cioè bugie. Bugie. Perché poi ovviamente qua non si vede il video, ma nel video la bandiera muovendosi continua a formare decine e decine di forme diverse. Si legge un po', si può trovare un po' di tutto, da farfalle a aerei da guerra, o inizialmente è abbastanza minacciosa comunque la bandiera americana, anche se molto bella. Sì, è anche affascinante. La cosa interessante è che pur essendo riconoscibile, questo simbolo prende forme impreviste, quindi sì, in qualche modo perdi un po' la percezione del fatto di quella forma e di quel messaggio per tirarne fuori quasi potenzialmente altre identità, altre possibilità di espressione, quindi questo simbolo del potere americano assume e in qualche modo una forma molto più ambigua, molto più potenziale, in cui non vedi più quello che ci vedi nella sua forma nota. Qui sempre pochi mesi prima, soprattutto cose fatte nel 2010, ho fatto un progetto qui molto diverso, perché era anche molto dove, multi livelli, perché si utilizzavano i giornali, si utilizzavano le televisioni, ho chiesto addirittura un altro artista, Valentina Vetturi, di aiutarmi a fare delle performance in giro per Taranto, tutto legato, in questo caso molto ecopolitico come lavoro, per esempio la Sparkling and Ash, cioè scintillio e cenere, legato al fatto che a Taranto esiste l'Ilva, è una delle più grandi acciaierie d'Europa, ed è anche uno dei luoghi più inquinati in Europa. Quindi questo doppio livello, anche Ilva, l'origine del nome, questo, per me i titoli delle opere sono molto importanti, mi trovo veramente quasi unità proprio. Perché Ilva, l'origine è romano, greca, Ilva, Elba, infatti l'isola d'Elba perché era miniera di ferro, quindi lo scinti nella parola contiene tutti e due significati, cioè lo scintillio del creare il metallo, ma anche il risultato, cioè la cenere. Le due sembrano due facce, due opposti. Infatti il lavoro che dà Ilva, che ha dato a Taranto tutti questi anni, ha questo, l'aspetto negativo è proprio questo fatto di morire prima. Quindi sempre questo dramma sociale di comunque meglio lavorare e rischiare, o quindi mettere a repentaglio la salute. Sono ancora queste... E vabbè, abbiamo raccolto in giro con quest'ape, abbiamo raccolto richiamando oggetti scintillanti contro la cenere. Cioè abbiamo creato un monumento collettivo, molto poi, un po' tesoretto molto strano, ovviamente anche lì metaforico, veramente ridicolo rispetto all'enormità dell'Ilva, che è qualcosa di gigantesco, più grande della città. Quindi questo piccolo tesoretto che in qualche modo tenta quasi di... questo piccolo luccichio che cerca di combattere con la cenere. Il tesoretto era stato messo all'interno del castello di Taranto, e fuori, per segnalare questa cosa, c'era questa grande bandiera su fondo bianco, la scritta cenere, e un'installazione scintillante che, diciamo, dialogava con lei, col vento. Si vede lì sulla destra. Una delle cose interessanti, la vedremo ancora, è il modo, ecco qua il tesoretto, il modo di coinvolgere la comunità locale attraverso un gesto molto semplice, come dicevi tu, metaforico, simbolico, rispetto alle comunità delle nostre generazioni, vuol dire la gente chiede. È proprio da questo piccolissimo gesto di risposta e di riflessione su un problema che forse una riflessione un po' grande può essere innescata anche da qualche cioè, il video è molto divertente perché c'è gente che ci dà bottiglie di birra o pezzi di alluminio, cioè qualsiasi cosa. Qui una cosa invece di un anno prima, e questa è una regione, è proprio molto vicino a casa mia, dove abito adesso il Balbino. A Livo, all'interno del castello, c'è un grande spazio, mi ha chiesto un'installazione,
e qui in questo caso l'ho chiamato spazio di sintesi, ma ho riportato le curve di livello, l'ISO Ipse, che si vedono lì nell'immagine, perché io ho tutto il comune sorge su una promontorio che esce sul lago, e che all'interno, proprio il castello è proprio al centro di questa forma. Io ho portato all'interno, con tre linee, ho portato all'interno, diciamo, il territorio esterno, in modo concettuale l'ho portato all'interno. E si può, anche questo qua è veramente molto bello, e interessante vederlo, perché è circondato da tre livelli di lettura, perché si può vedere sia dall'alto, sia dal primo piano, sia diciamo, dal basso. Ed è un lavoro permanente. Questo è un lavoro permanente. Perché si può visitare. Questo, ho fatto varie volte, mi interessa molto e mi piace molto impegnarmi su cose che rimangano, che non siano, diciamo, solo temporanee. Qui c'è una a sinistra l'installazione dove utilizzavo luce e morse. Questa l'ho utilizzata alcune volte, tra cui anche sulla cima di una torre a Praga, per la primavera di Praga, per l'anniversario, e dove con queste luci, questi suoni, raccontavo messaggi di relazione fra arte e libertà. Qui sulla sinistra c'è un piccolo LED installato, in questo caso in mezzo al legno, in uno studio, perché questo è 11 settembre, è in progress e diciamo che può, si è presentato in moltissime forme. Qui a sinistra c'è la lista dell'11 settembre, perché 11 settembre è il mio compleanno. E sì, era quindi l'altro. E l'11 settembre, in questo caso mi è sintetizzato nella stratificazione della storia, cioè sono partito a cercare tutta una serie di selezioni, che in questo caso sono 26, 11 settembre nella storia, partendo dalla battaglia della foresta di Teutoburgo dell'anno 9 d.C., dove per la prima volta le tribù tedesche hanno distrutto tre legioni romane, e quindi avanti, fino a... succede un po' di tutto. Ovviamente ci sono cose... molte cose anche tragiche, sono anche nascite importanti, è nato Adorno. Qui vedete listato il 11 settembre più famoso, che appunto è. Poi c'è, sì, settembre. Che però si perde in tanti 11 settembre. Per esempio, è interessante che il Pentagono gli Stati Uniti sono iniziato a costruire l'11 settembre, del 45, quindi il 46. Poi c'è il bombardamento, e vabbè, a sinistra ad esempio quello è il monumento della foresta di Teutoburgo, che ricorda la prima data che cito. Poi ripresa in auge nell'Ottocento come simbolo di Germania, di Germania. Questa è la torre di Praga, da cui mandavo segnali. Questo è il MART, dove durante il manifesto, partecipando a Eurasia, proprio questo paesaggio, questo panorama dei rifiuti industriali installati, diciamo che è un ready made, ma con un intervento di assemblaggio e creato questo paesaggio dove il flu game è un po' il gioco dell'influenza. E tutti questi materiali sono scarti industriali, sono in qualche modo ciò che produce la nostra società per produrre qualcos'altro. Pensate, effettivamente, pur nella sua apparente bellezza, in questo bellissimo vecchio del Marte, che tutto ciò è materiale di scoria, materiale di in qualche modo rifiuto. E pensate quindi ai figli della riflessione che innesca e da quanti rifiuti industriali, chimici, eccetera, stiamo circondando. Tutto ciò diventa una piacevolissima scultura, ma anche piuttosto inquietante nelle sue conseguenze, effettivamente, se pensiamo a ciò che questi materiali sono. A destra si vede già un'immagine del raggio sopra Trento, che è Light Dissolution of the Borders,
quindi questa dissoluzione del confine attraverso questa luce che si proietta da Trento. E qui in questo caso è Trento, e questa immagine sta girando, diciamo, gira, proprio pochi giorni fa l'ho portata in una mostra a Zurigo e mi chiedono, ma dov'è? Cos'è? Tutti si chiedono che città entrare. Questa è adesso un'installazione permanente che è nel centro di Bruxelles e si intitola Flux Power Flux. Questa è tutta una serie, compresa la Fugain, che è stata un po' quella al massimo, tutti legati a quel progetto, diciamo, dei spin-off, dei passi successivi al progetto della Fugain di Calderino. In questo caso c'è questo inseguimento fra le tre fasi, dove appare prima Flu, poi dopo 5 secondi Power e poi dopo 5 secondi tutto insieme. Cioè l'influenza e il potere che come si relazionano. Qui siamo nel cuore di Bruxelles, che è la capitale europea, nonché anche il centro di comando della NATO. Ecco, e questo è un centro d'arte fiammingo nel cuore. Questa immagine, come diceva Stefano, è all'entrata di questo, di uno dei più importanti centri d'arte, teatro, danza, cinema, arti visive di Bruxelles, ed effettivamente il messaggio in questa città simbolica per il potere, per le linee di comando in qualche modo della politica europea, ma anche come base NATO, effettivamente in questo luogo si è accolti da una riflessione artistica sul potere dell'informazione, sul potere dell'induzione in qualche modo dei messaggi e sulla responsabilità quindi che chi li gestisce dovrebbe avere nei confronti della loro comunicazione. E lavori molto spesso con il testo, quindi anche questo è un lavoro. Spesso ci sono. Regionale questo? Sì, questo è regionale, anche questo è Bolzano, per una manifestazione sulla tempi della città, time code, e ho fatto questa scacchiera di 10 metri per 10 in marmo, dove le due lingue tedesco e italiano ci sono, diciamo, delle riflessioni, parole dedicate al tempo. E questa specie di gioco anche a scacchi fra le due lingue, no? Adesso questo è permanente e l'Arci Scacchi di Bolzano utilizza per farci anche partite o tornei. Questo l'ho creato anche con un budget molto ridotto, ma era interessante lasciare qualcosa, proprio visto che si parlava di tempo, era importante lasciare qualcosa di permanente. Infatti si vede con la neve anche questa idea un po' di tempo, di stagioni. Ecco, viene un altro lavoro che può essere usato in qualche modo e calarsi nel tessuto urbano e l'idea di una comunità che lo partecipa, che lo vive, questo aspetto come a Taranto, come in altri. Semplicemente il fatto di passare tutti i giorni davanti alla piramide a Trento Sud, in qualche modo l'idea che questa pubblica opinione è poi fondamentalmente anche la materia in cui è inserito il lavoro, quindi il contesto urbano, il contesto della città, i cittadini, non gli esperti d'arte, non l'arte per l'arte. Proprio a sinistra un'installazione vicino a Ghent, questo frigo da cui uscivano gli nazionali europei di fronte a questi dinosauri. Poi invece a destra Power Station, era durante la prima Biennale a Singapore, e anche qui un progetto diciamo, che segue il furgone aviario, in questo caso la Power Station, c'è stata questa azione che si muoveva proprio attorno in diversi luoghi della città, venivano distribuite le spille con diverse combinazioni di power. C'era anche, in quei giorni c'era un incontro sul Fondo Monetario Internazionale. Singapore è considerato la porta economica diciamo, tutto il Middle East, l'Oriente. E qui diverse comunità, da indiani, chi della borsa, chi dal furgone uscivano combinazioni di inni del G8, delle superpotenze e di tutte le nuove potenze economiche locali. Infatti già in questi pochi anni cioè, veramente già si poteva
cioè si sapeva del fatto di questo avanzamento della tigresia, di queste tigre. Cioè, però adesso vedremo fra un po', questa è veramente una prevenzione, perché fra un po' saranno loro il G8, perché questa questione di poco. Qui è il viaggio verso Berlino, oltre a quello ci fermavamo in luoghi simbolici, cioè a sinistra c'è il furgone aviario, è alla Zeppelin Tribune di Norimberga, dove avvenivano i raduni di massa nazisti. Quindi questa combinazione fra le influenze della, questi luoghi, per esempio c'è il monumento alla vittoria di Bolzano, Berlino. Il famoso monumento degli angeli. Mm. Quindi influenza, ecco, appunto, non solo interpretata come ICU, influenza, ma ovviamente no, l'influenza del messaggio, certo. Quindi in qualche modo il gioco di parole si contestualizza sempre meglio per via che vediamo il progetto, e tra l'altro effettivamente se tu arrivi con un messaggio di fronte ad un altro messaggio, in qualche modo c'è questa combinazione di sinistra era un'installazione di sociologia per un convegno internazionale, a destra e questa bandiera bianca che ancora è qua, era sta qua tre volte e grazie a un piccolo festival che opera a Vesino, che si chiama Porto Vesino, e grazie a loro abbiamo installato questa bandiera bianca 4x6 metri che domina praticamente il passaggio dall'autostrada, dal treno, diventa questo messaggio che è molto semplice, però che crea molte domande. Perché sì, in qualche modo è come se fosse la striscia di luce, certo. In qualche modo, cioè un attraversamento di un confine, un guardare verso. Sinistra è l'immagine fatto a Tokyo che poi ha vinto le pagine bianche, quindi è stato sull'elenco telefonico la regione, a destra un video fatto a Londra con il famoso cetriolo Gherkin di Foster, dove con questo, ad esempio, adesso da qua inizia un po' una serie di lavori dove c'era questo lavoro della duplicazione della specularità. E c'è peraltro anche la bandiera. Qui c'è anche la bandiera poi. Diciamo che qui però c'è un certo periodo di un paio di anni dove ho lavorato in modo ossessivo rispetto a questo. C'è anche una riflessione che forse è venuta fuori nel catalogo, cioè queste immagini che sono ovviamente delle immagini distorte della città contemporanea, che però sembrano un ritratto più veridico di quando l'arte, diciamo così, astratta, l'abbiamo capito ovviamente gli impressionisti già, diventa più vera del vero, cioè questo ritratto che non è il ritratto della città realistica, però diventa il ritratto realistico della città delle reti, delle comunicazioni veloci, del flusso di informazioni, cioè al di là della città come la vedi, è la città com'è, la città come funziona, la città nel suo spirito, quindi effettivamente è la data 2004, 2003, 2002, quindi effettivamente siamo diversi anni fa e siamo in una fase in cui la storia, vuol dire, dell'arte italiana non era così addentro al discorso sui media, sulla comunicazione, eccetera. Ecco, questi lavori di Stefano che vengono fatti spesso a New York, a Toronto, con uno studio a video, sono già in qualche modo dei lavori figurativi, ma che parlano in qualche modo non tanto della città che vedi, ma della città che non vedi, ma di come funziona, di come ti usa o come in qualche modo comunica attraverso la società appunto globale delle informazioni. Quindi sono in realtà splendidi ritratti non della città vera, ma della città. Questo a sinistra è stato il primo esperimento con questo lavoro di doppio. Sono due impianti eolici nel 2002 li presi in Germania, che si fronteggiano a tempi sfasati. Nel 2001 a destra è l'installazione che ha fatto Bolzano, cioè, abbiamo fatto anche una selezione di cose regionali rispetto alle 400 immagini che sono sul libro. Qui dopo il 2001, dopo esattamente proprio questo legame del discorso 11 settembre, in qualche modo c'è legato anche questa installazione con il super pesce rosso di Bolzano, perché era appena accaduto l'11 settembre e questa installazione era fatta nel periodo di Natale.
al posto, diciamo, c'è un periodo di si chiamava punti d'artista e 8 punti della città venivano dati ognuno di un artista per creare un'installazione luminosa al posto delle classiche, diciamo, luminarie natalizie. In questo caso la scelta di questo nome pesce rosso era un po' legato all'Oriente, perché ero stato in Giappone e in Oriente il pesce rosso è foriero di benessere, di porta fortuna, diciamo. Quindi anche qui per cercare di sdrammatizzare e portare fortuna all'anno successivo, visto che 2 mesi prima era avvenuta la catastrofe del crisi. In questo caso era un lavoro rimasto 2 mesi, questa proiezione, lo schermo era 10 metri per 5, sospeso sopra il ponte del muso. Per qui c'è la mostra che ho fatto al MART nel 2000, con 2 proiezioni sospese al centro della sala. Il MART in questo caso doveva ancora trasferirsi nella nuova sede, era Palazzo delle Alberi, abbiamo fatto una serie di mostre contenute. Con artisti contemporanei gli era stato invitato. Qui c'è delle riflessioni un po' sulla cronazione, sulla ripetizione. Per esempio a destra è questo Rorschach con delle immagini d'erba che si continuano a ripetere. O i pomodori duplicati. Questo è qui una donna, un serpente, un po' una neva futuribile. Stiamo avvicinando alla qui una serie di frame di immagini di lavori che ho fatto a Toronto. È così interessante il video qua sulla sinistra, che avevo creato questa interazione con un artista molto importante, si chiama Michael Snow, è il mio supervisor, che è un grande regista sperimentale. Sì, uno dei grandi padri della videoarte. Il padre della videoarte, io gli ho in un certo modo ripresi in una loro discussione, però è provocato, cioè gli invitati, gli ho detto adesso discutete. E l'ho intitolato The Central Reason, cioè la ragione centrale, perché un lavoro veramente un masterpiece di Michael Snow è The Central Reason, la regione centrale. A destra il mio self-portrait della mia stanza a Toronto. Ritratto di giovane artista. Sì, questo non è. Quindi nel 97 ha partecipato a una mostra alla Triennale di Milano. In quel caso un po' ho indagato il mio cognome, perché comunque spesso, oltre l'11 settembre, il cognome è Cargo, spesso fuori da tempo viene pronunciato come Cagol. O Carlo, cioè spesso c'è Mara, anche quando mi cerco, diciamo, su Google trovo le mie pagine e trovo Mara e fondatrice delle Brigate Rosse, di cui non ve lo vedete nel libro. E qui siamo quasi, diciamo, ho un'immagine, una fotografia che ho fatto al Cairo con le tapiraggini, che sono quasi una premonizione. Una premonizione. Delle piramidi che avrei fatto 15-17 anni dopo. E un lavoro fatto all'Accademia di metalli contorti, dove un po' dimostra anche il fatto che sono stato interessato a utilizzare anche tutti i materiali possibili. Dal video, ma anche il fatto di giocare con materiali, seguire l'istinto e utilizzare i materiali che mi sento il bisogno. E anche un po' come è stato poi al Marte con il Castello Fumigato. Certo. Questa è un'immagine molto bella. E questo qui è il New God, questa installazione del 94. Ed è appunto il nuovo Dio, e questa scritta appare su uno schermo televisivo. Come tua primissima o quasi primissima opera, fosse già prime opere post accademia, diciamo, quando ho iniziato a fare mostre, ok? Che effettivamente poi spiega ritroso un po' tante cose sulla comunicazione, sulla pubblica opinione,
che abbiamo visto. Se avete ancora pazienza, qualche minuto possiamo vedere questo video della performance che c'è appena stata, dura pochissimi secondi. Dura 5 minuti. 5 minuti, lo vediamo velocemente. Della performance che è stata appena realizzata da Stefano in occasione dei 100 giorni di concilio alla chiesa di San Gallo. Il video che abbiamo visto. Sono anche le prime immagini della mostra, quindi sì, posso vedere. Il video che abbiamo visto in frame, probabilmente lo rivedremo in alcuni dettagli di questo video documentario, di questa performance, che riprende davvero nello spazio della chiesa questa emissione di segnali di aiuto, di soccorso, di presenza, diciamo così, all'interno di questo paesaggio ostile, che forse è anche metaforico. E poi, come vedrete nella mostra, ci sono anche queste tre piccole piramidi che ci riportano a questo concilio trentino. Fiamma libera non si dà, però a proposito di fiamma libera